Immaginate cosa può succedere ad un uomo che è stato in carcere per 30 anni. Esce e va in una casa di appuntamenti, ma al posto di quella casa di appuntamenti ci sta uno studio dentistico, ma lui non lo sa. Buonasera. Buonasera. Lei ha un appuntamento? No. Ma qua senza appuntamento niente? Veramente? Qua è così. Veramente, ma pure i miei tempi era così, lo sa? Ai suoi tempi? Sì, ai miei tempi, ma sì. Ma perché lei è molto tempo che non viene? Sì, sì, anni. Anni? Anni, sì. Che culo. Cosa ne vuoi? Io qua ci devo venire almeno 2 o 3 volte a settimana, la mia è una condanna. Ma la mia era una condanna, amico mio. Ah! Che succede? Mi tira, a lei non le tira. Un tiraggio di gusto. Sono tutto a posto, massimo affranco, vuol dire. Sì, tutta qua, dica, scusa, mi sono distratto un attimo, mi scusi. Ma la bionda, viene ancora quella bella bionda? Sì, quella... bionda c'è ancora, cioè, la bionda, sì, 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 c'è la bionda. Ma io preferisco lui, sì. Il titolare. A chi? Lui, il titolare. Chi sta a fumare lui? C'è una povera coppia. Ha un'altra mano, un altro passo. Sì. Ah, che? Mi tira! Cazzo me lo fotto, carino, non tira a te, mi tira a me! Sto a posto, tutto bello, tranquillo, non ci faccio pure la doccia, mi viene. Lo vuole vedere? Ma non stai scemo, voglio venire. Guardate, non vi dico che nottata che ho passato. Problemi di tutta la notte a fare avanti e indietro. Con mia moglie. Sì, fino alle 4. Fino alle 4. Voi è stremata, poverino. Non ce la fate più. È logico. Avanti e indietro, qui e qua. Non ce la fate più. E io ho staccato con mia moglie, sì. E ho attaccato con mia suocera. Fa schifo pure. Quanta è la vostra suocera? 83. Mamma lo carne. 83 anni e ti do un braccio in capo, tantava mica cosa. Ma per forza! Ma per forza, mia moglie e mia suocera da sole non mi bastano. Di meno. Io ho bisogno di lui. Agite con quella pure. Sua manina delicata. Che sta partendo da parrocchio. Ma ditemi una cosa. Sì. Ditemi una cosa. Sì, mi dica. Voi, dove ce l'avete il buco? E tu? Sono ciao, dietro! Dietro! Cosa può fare? Ma dietro fa molto più male, eh! Eh sì, perché lui per entrare vi deve allargare bene! Ma che cazzo! Che scemo allargare! Ma non vi preoccupate! Non vi preoccupate! Quello fa male solo all'inizio, poi mette una cremina e passa tutto! Che dai, metti tu la cremina! A cremi, come da cremi, stai scemo! Mi dai un bello buco strettino, mi sono metta che mi vuole la cazzo! Accenna, non mi mettere la cremi! E poi, una cosa, scusa, dimmi due belle, formazione messa. Dimmi un po', ma perché, voi dove ce l'avete questo buco? Io ne tengo uno avanti e uno dietro. Si è fatto l'operazione a Casablanca un pomeriggio. Figuratevi che mia moglie ne tiene 2 avanti e 2 dietro. È stereofonica, voglio dire che sto Ditemi una cosa, ma voi siete venuto per una otturazione? Io ci volevo per otturare, che diverso. Vabbè, cambia la forma, ma la sostanza è la stessa. No, la forma mia è quello che è, non preoccupare. Quando ci dare le sostanze in forma capo. Guardate, io per consiglio personale vi dico che voi con l'otturazione non risolvete proprio niente. Perché? Non risolvete proprio niente. Perché? Se volete risolvere, sì. Fatemelo togliere! Mamma, che tragedia! E come faccio senza mio fratello? Si può affezionare pure il spondo comando. Ma non vi preoccupate, non vi preoccupate, perché quello ve lo devitalizzano prima. Questa cosa, scusa. Ve lo devitalizzano, cioè fanno tutta una serie di siringhine intorno e una bella siringa nel buco. Voglio farlo, mi piace. Allora ve lo volete conservare? Sì, bravo. Siete un conservatore? Bravo. Voglio mettere sotto cinta, ma fa un culo. Siete un conservatore.
mi fanno prima il calco in gesso. Ok? Il calco in gesso. Tu mi tieni la forma, diciamo, no? Alla mia... No, ma ce l'ha, proprio qua. Bello calco. Bello, madonna. Mi prendono proprio il calco in gesso e poi ve lo ricoprono con la porcellana. La madonna. La porcellana? Sì. Ma perché? Perché la porcellana rimane sempre lucida, pulita, dura, non si scheggia. La madonna. Cioè, quasi mai si consuma. Bello, duro, scattato! Ma perché tu facevi la porcellana nella vita? Bello, duro, vai! Ma quasi quasi, sai? Quasi metti la porcellana. Porcellana! Amico, sì. Sai una cosa, io quando venivo qua sopra, per me questo fatto di venire qua era anche un fatto romantico, una cosa diciamo di cuore, di sentimento, sì. Ma dopo questa situazione che mi ha fatto te, a me sta cosa mi fa schifo. Ma perché mi fa schifo? Perché non mi fa provare più niente, adesso me ne vaga proprio, mi fa schifo questa cosa. No, perché? Ho capito perché voi fate così. Perché voi avete paura. Di che? Ma non vi preoccupate, io entro con voi e vi tengo la manina mentre lui vi allarga il buco. Ma che ti allarga? Ma sono